Vin Radio, il vino degustato in radio con curiosità e notizie dal mondo dell'enologia. In studio Piero Cantore. Il vino alla radio, i consigli, le curiosità, le degustazioni, linea al nostro sommelier, docente della scuola sommelier europea e grandissimo assaggiatore dell'ONAV, Piero Cantore, a te. Grazie Francesco per la linea e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori, nuova puntata dedicata a Vin Radio, il mondo della degustazione in radio. Oggi volevamo andare in Liguria, in provincia di Imperia, per degustare il Masarda IGT Bianco. In questo caso abbiamo un vino secco, fermo, leggero di corpo, da bersi abbastanza giovane. Come ovaggio all'interno abbiamo del Masarda, che è un vitigno tipico della Liguria. È un vino bianco davvero davvero gustoso, da tutto pasto. Vediamo, degustiamolo, vediamo insieme un po' le caratteristiche di questo vino. Mi raccomando, sempre un panno bianco di sotto, mettiamo due dita nel bicchiere, vediamo il bicchiere e cominciamo dal colore. In questo caso abbiamo un giallo paglierino intenso. Quello che stiamo degustando noi è un vino giovane, parliamo dell'annata in corso, quindi è un vino che c'ha un anno. Profumi delicati, perdonatemi, giriamo energicamente, lo avviciniamo al naso, io adesso ho il naso tappato, però voi mi raccomando, sempre naso libero quando fate le degustazioni, io l'ho degustato prima per voi. In questo caso abbiamo dei profumi delicati di fiori di campo, con note agrumate, è un po' resinose. Dopodiché lo mettiamo in bocca, sempre prima nella parte superiore della lingua e poi nella parte inferiore della lingua, e poi lo giriamo leggermente in bocca e dopodiché lo deglutiamo per capire un po' la persistenza. È un vino fresco, secco, leggermente sapido, giustamente acidulo, delicatamente in bocca si sente molto delicato, poco tannico. Verso la fine sente un po' di floreale, vedete, un po' verso la fine, poco persistente, è un vino abbastanza leggero e proprio per questo va abbinato con il pesce. Noi consigliamo con dei pesci di mare al forno, però può andare bene anche con piatti poco grassi, molto delicati, tipo i formaggi freschi, oppure una preparazione a base di uova sode, o degli antipasti di salumi un po' azzardato, però perché essendo abbastanza leggero devono essere dei salumi poco stagionati e poco grassosi, quindi poco robusti, ecco, però si può abbinare anche con dei salumi delicati. A me non mi resta che ricordarvi la nostra pagina WhatsApp, che è Vin Radio, il mondo della degustazione in radio. Il nostro numero WhatsApp, quella è la pagina Facebook, perdonatemi, il nostro numero WhatsApp che è 349 45 49 311, ripeto 349 45 49 311, se volete interagire con noi oppure consigliato un buon vino. Francesco me lo manda spesso il messaggino, già come detto più di una volta, quindi anche voi prendete questa buona abitudine che ha Francesco. Francesco, ti do appuntamento alla settimana prossima, però prima ti ricordo il sito, che è www.lacucinabodobio.com/vinradio. Francesco, mi raccomando, la prossima settimana sempre qui, a tutti i nostri radioascoltatori, appuntamento sempre qui sulla vostra e sulla mia radio preferita.